Prima vittoria dell'Alma Trieste con una formazione di A1. Il successo contro Reggio Emilia al torneo di Parma porta sorrisi, fiducia e benzina per lavorare in palestra, dopo la sconfitta di misura sabato con la Virtus, che aveva però fatto vedere buoni meccanismi di squadra. Oltre che un Walker da 25 punti, i ragazzi di Dalmasson si sono riscattati battendo la Grissin Bone per 83-78. Al netto delle assenze, i biancorossi hanno mostrato carattere e progressi nel gioco, con Wright sempre più saldamente leader, questa volta anche in fase realizzativa, con 28 punti e un ottimo 11 su 16 dal campo. Bene anche la vecchia guardia, positivi Cavaliero, Gianelize e Coronica. In doppia cifra e crescita chiara di condizione i due lunghi americani, Knox e Mosley, le cui caratteristiche sono quanto mai complementari, come già visto al torneo di Lignano: il primo più tecnico e con movimenti educati, il secondo più atletico anche in difesa. La grande curiosità, oltre a vedere l'impatto di Peric nel gruppo, ora è tutta per l'amichevole di giovedì sera all'Allianz Dome, il palazzetto di Via Valmaura, contro i russi del Saratov. Appuntamento alle ore 20.